Buongiorno, buongiorno, come state? Ciao cari, buongiorno. Allora, buongiorno Sarabot, iniziamo subito dalle belle fanciulle. Theodore Black, buongiorno, buongiorno Zuppettina, Don Ludo, buongiorno Theodore, ti ho già salutato, buongiorno Gwenfar. Finalmente è uscito il bando che volevo provare, sono felice in ansia allo stesso tempo, ma soprattutto felice e carica. Che bel fine settimana si prospetta. Mi piace che in entrambe le descrizioni ci sia felice. Sono molto contento che tu sia felice. Trevamk, buongiorno. Buongiorno a tutti gli altri, insomma. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Lord Vesper, buongiorno. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Basta, finiti, saluti. Oggi proviamo un gioco che adesso clicco e faccio vedere. Senti, si vede, perfetto. Si chiama Next Up Hero, anche se la mia facciotta copre un po' il logo. Allora, è stata un po' più lunga l'introduzione della parte di introduttiva del pre-show, perché prima di andare a farmi il caffè ho dovuto capire come cavolo configurare l'integrazione con la chat di Twitch, che è la cosa più complicata che abbiamo mai visto, un'integrazione della chat di Twitch, perché non basta mettere tipo i dati del proprio canale, quelle robe lì, no? Ma bisognava lanciare il gioco giorni prima, mandare una mail agli sviluppatori, digli attivatemi anche a me, e loro dopo un giorno o due ti rispondono dicendo: sei stato attivato, guarda su questo blog post la lista dei comandi che possono utilizzare quella della tua chat. Poi sono entrato qua e c'era ancora da configurare l'altra roba. Va bene, ho detto io, va bene, quindi non so se funzionerà, proviamo e vediamo se funzionerà o se non funzionerà. Non so neanche cosa facciano, quindi io direi incominciamo con un giro, così che vi faccio vedere il gioco e poi potete anche interagire voi. Il fatto che io non abbia un accesso al... questo? Ok, ciao. Connecting to server. Questo lavoro per noi che onore. Per una volta potete giocare a una cosa che potete interagire. Allora, è un gioco, fondamentalmente un twin stick shooter. Ok? Tutto strano. Questo l'ho già provato perché per farlo dovevi lanciarlo e fare il tutorial, quindi ho già fatto un pezzo. Poi oggi dicendo, ma devo fare, però non mi ricordo più niente, ci ho fatto un'altra partita. Ci sono una serie di personaggi che io ho già sbloccato in parte con i soldi che si guadagnano facendo le robe. Perché non... Non posso comprarlo questo... Se esco e rientro, costa 250 e continuo a non poterlo comprare, non lo so. Vabbè. Comunque ci sono questi personaggi, ogni personaggio ha dei loadout, ha delle abilità, ha delle cose. Qua posso mettere tipo... Le abilità si prendono i mostri che abbatti, che sono questi qua che ci sono, che vedete. I mostri possono droppare delle badge, le badge se ne prendi abbastanza puoi prendere delle robe. Per esempio, adesso ho preso questo, ho preso il 2% di fare lo stun di qualcosa. Equipaggiato. Lei adesso ha il 2% con ogni colpo di fare lo stun. È tutto orrendamente complicatissimo, adesso vi farò vedere. Poi c'è una trama che si muove non con i livelli che giochi, ma con il tuo livello personale. Cioè, tu quando passi il livello puoi far andare avanti la trama. Poi ci sono dei livelli che sono creati. È tutto strano, questo gioco. Queste sono quelle featured, le leader, tutte le robe. Poi ci sono quelli facili, normali o le mie. Le mie dovrei tipo poter creare io delle X, New Vein. Ok, posso scegliere, esatto. Posso scegliere un nome e va bene. Posso scegliere la lunghezza della cosa. Tipo facciamo mini, giusto per vedere le meccaniche, la difficoltà. E poi in che foresta ci troviamo? Tipo voglio essere nella foresta, cioè in che ambiente ci troviamo? E poi posso spendere dei soldi per far spawnare i nemici più rari. Quindi adesso ne facciamo un... muore malissimo, ve lo dico subito. Perché l'ho provato, i controlli sono buoni, ma non sono estremamente intuitivi per come sono mappati, però non saprei come mapparli.
Ditemi solo se poi l'audio è troppo alto del gioco, grazie. Allora, qua abbiamo dei tipi, vedete? Che io posso tipo tirargli una bella bomba. Però c'è uno scudo davanti. E quindi devo girargli attorno per abbattere, questo mi sta abbastanza bene. Un sacco di gente. Quegli affari che vedete comparire di giallini e cose sono i vari, le varie currency che mi servono poi per comprare tipo le abilità per fare tutte quelle robe lì. Questo qua era un token di quelli, quindi era un token di quelli che mi servono per pigliare le abilità dei mostri. L'audio siamo a posto, forse leggermente alto. E abbassiamo leggermente. Ma abbassiamo dentro il gioco, si potrà, no? Ho detto si potrà, no? Quindi lo abbassiamo da OBS. Già così dovrebbe essere molto più basso, troppo basso. Un po' meno. Ok. I personaggi hanno tutti delle abilità particolari, se non miro mi muovo più in fretta. Ok. Bisogna, per uscirne vivi, bisogna abbattere un tot di nemici e sbloccare l'uscita, essenzialmente. Si consiglia anche di evitare le numerose esplosioni che ci sono. Le numerose esplosioni che ci sono. Si può schivare con la pressione dello stick, che è il tasto meno intuitivo del mondo per schivare. E mi dice che devo ancora uccidere, non so se 22 rimane, 22 e 36, quindi devo ancora uccidere 22 nemici. Ciao Anonymous Bashful. I nemici sono molto bellini come estetica, posso dirlo. I nemici sono veramente gradevoli. Va bene, questo è il principio del gioco, fondamentalmente. Ora testiamo se funziona l'interazione con la chat. Nel frattempo ho preso 82 monete, ho preso della roba. Mi ha dato B. Pusillanime e buongiorno. Quindi sentitevi liberi, secondo il vostro gusto personale, di aiutarmi o non aiutarmi o darmi fastidio. Considerato che sono all'inizio, quindi sono ancora A, scarso io, B, col personaggio decisamente scarso. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non so neanche cosa facciano, ovviamente, io ancora tutti i comandi, eh. Non crediate che io sappia delle cose più di quello che ho detto a voi. Chiaramente un K questo.
Proviamo ad andare di su. Dove ci dovrebbe essere della gente. Maledetto. Sono avvelenato. Direi che funziona perché Don Ludo mi ha appena curato. Che carino. Direi che cioè, l'integrazione funziona. Non ci si crede che io sono riuscito a configurarlo al primo colpo senza fare test. Non ci si crede. È anche comparso, se avete notato, è anche comparso sul sullo schermo di gioco chi è che mi aiuta, chi è che ha usato un comando. Così poi io so chi cazziare, che mi stannerà nel momento peggiore. O mi congelerà nel momento peggiore. È vero. Non so ogni quanto, esatto, sì, certo, non so ogni quanto si possono fare. E non so se c'è un indicatore che mi dice quanti ne posso fare. Non ne ho assolutamente idea. Allora, strategia del... pulliamoli uno il meno possibile alla volta. Schiviamo. Non ho capito cos'è stato. Perché stavo chiaramente guardando dove stavo sparando e qualcosa mi ha colpito, non so cosa. Ho visto che deduco qualcuno mi aveva tirato qualcosa, ma non so che cosa. Non so se c'è un indicatore che dice alla chat. Quando puoi interagire con me. Quello non so cosa sia, tiragli della roba. Si è aperta l'uscita! Preso. Ma anche perché sono pochissimi nemici, facciamo il giro e evitiamo i nemici. E chi sono io per non andare a livello dopo, giusto? Indicatori non ne vedo neanch'io. Però ho perso l'uscita. E quindi me ne vado. Cavolo, si legge, volevo freeze. Ma così mi imbarazzo. Affronta una versione ombra di te stesso. No, ti sei persa pochissimo, Anonymous. Vabbè, diciamo che forse io tra tutti i personaggi sono quello più semplice da affrontare. Posso dirlo, basta girarmi attorno. E ho trovato una cassa.
dove c'è un affare a lato, un coso rosso. The new speed is scuttle. Abbiamo aumentato la velocità, ok. E c'è un indicatore che mi dice: guarda che l'uscita di qua, cretino, che non c'è più nessuno nel livello. Ok. Gli non vanno più. Ma dovete capirlo con me, ragazzi. Don't be greedy. Prendere i token di prestigio fa dei danni al tuo eroe in questo livello. Sì, ma anche il resto fa del danno al mio eroe, posso dirlo. Dovrò passargli a 1000 miglia perché mi fanno molto male. Cioè, non mi fanno molto male, ma si vengono attirati verso il mio personaggio. Ok. Devo dire che il comando del play va. È che però è arrivato solo il tuo Hildon, ludere quieto. No, il comando del play è mio, è il gioco, è per avere l'elenco dei comandi. Volete che stia fermo un momento e provate a mandarmene uno così testiamo? Vediamo se succede qualcosa. E l'Ancient è arrivato, sì. Provate uno slow, va bene. Ah, questi sono quelli che mi tirano i polli. Non so come mai. Ah, tra l'altro quei cosi sono andati via, quindi posso raccogliere gli affari blu. Vabbè, almeno questi, dai. Dovete andare a vedere. Ah, ok, perfetto. Siete super interattivi, che bravi che siete. Però mi cercate disperatamente di curarmi. No, non devi prendere gli affari gialli, Ciccio. Lasciali lì. Che già sei ferito a sufficienza. Chi è che mi ha stannato? L'ho visto, che mi avete stannato. Freeze. È arrivato un freeze, credo. Posso andarmene? Darkness funziona sul prossimo livello, che io sappia. Quindi questo livello che mi arriverà adesso, se quel comando è arrivato, dovrebbe essere Darkness. Direi che Darkness ha funzionato. Il gioco non vuole solo più che io mi curi. Chi ha tirato Darkness voleva vedermi fallire, eh.
Ma quello è un boss. La risposta è sì. Cioè, ma avete tirato il darkness contro un boss? Alia le secco è uno, perfetto, grande Sara che hai spiegato. Però ho preso rank A, ho raccolto il nuovo speed e ho fatto delle altre cose. Level up, vedete, adesso ho fatto un level up, mi ha sbloccato i personaggi esperti, widget, mi ha dato 250 di prestigio e adesso dovrebbe andare avanti la storia, che non ho assolutamente seguito, ovviamente. Non ho idea di cosa tratti la storia. Poi in più io posso anche mettermi una sfida. La sfida mi dice, datemi accendo la pipa mentre vi spiego questa cosa, io posso autoimpormi una sfida. La sfida mi dà un bonus e posso settare quanto ci metto a farla, quanto, cosa devo fare, quanto e che tipi di cose devo, cioè essenzialmente me la configuro. Tipo io qua voglio una sfida veloce, voglio una sfida di defeat, pochi, gli nemici piccoli, e lui mi dice che ho ancora 12 ore per fare, per uccidere un po' di nemici piccoli, non so quanti siano, un po', ma il concetto è quello. E qua io poi ancora nel loadout potrei ancora dirgli che, esatto, lo stack item non ne ho, vero? No. E quindi dove me lo metto il... Non mi ho capito. Ah, questi qua sono ok. Questi qua sono gli... Allora, questa è un'altra meccanica. Uno per piano, esattamente. Darkness Mine si apre a livello successivo, esattamente. Darkness, avete visto cosa fa. Ancient non so cosa facesse. Però credo che evochi uno di questi. E adesso vi spiego cosa sono questi. Allora, questi qua sono delle creature che possono essere evocate nei piani. Ok? Vedete che per esempio il Numbskull, se io evoco il Numbskull, lui evoca, se stressa 20 secondi, attacca gente vicino a me. Ok? Io ne ho selezionati 6. Ok? Questo aumenta la mia salute, questo aumenta il mio attacco, questo... questo che è quello che è stato evocato prima, mi darà difesa. Ho 60 secondi di difesa boostata. E questa qua dà invulnerabilità. E questo qua sotto attacca. Ok. Perché tutto questo? Perché se io vado, scelgo lei, così non devo capire come funziona un altro eroe. Esatto, volevo evocare uno per piano, ma non sapete quale. Perché in realtà se io vado nelle Ventures, lui va a pescare dei livelli già fatti. Ok? E tipo io voglio fare questo qui. Difficoltà 1, ci sono 634 echi da raccogliere. Cosa sono gli echi? Eccolo lì, bravo Don Ludo. Adesso vi faccio vedere cosa sono gli echi. Ok, gli echi sono i personaggi morti che vedete attorno a me, che io posso rianimare. Per esempio, ho rianimato questo signor cinese, no? Ma non solo, io posso anche rianimare me stesso. Aspettate che mi levo dalle balle tutta sta gente che dà fastidio.
Perché tipo io questo qua l'ho già. L'ho già giocato precedentemente. E quindi qua per esempio c'è il mio. C'è il mio eco. C'è la mia vita precedente. Io posso evocarli. Vedete che là sopra mi dice quali ho disponibili. A seconda di quanti ne raccolgo, ho tutti quelli disponibili, vedete? E io se voglio posso scegliere quale evocare, perché ho 5 echi, so che mi seguono 5 anime di vagabondi. Adesso sono 6. 7. Ok. 8. Basta, 8 sono il massimo che ho. Però io posso per esempio dirgli, io voglio evocare questo. Faccio A. E un tot di echi vanno via per evocare quel tipo lì. E lui per 20 secondi va in giro a menare gente. Mi sono spiegato? Qui gli echi sono le anime delle persone che sono morte in questi livelli. Vorrei evidenziarvi che nessuno di queste mi cura. Caso mai aveste avuto il dubbio. Ovviamente nel livello che ho creato io, siccome l'avevo appena creato, non c'era morto ancora nessuno. E quindi un livello più è giocato o più tu lo giochi. Ho sbagliato. Vabbè, ho aumentato l'attacco, male non fa mai. E adesso quello là per 40 secondi non posso evocarlo. Però posso andare ovviamente a raccoglierne. Quindi anche quella fa parte della configurazione che io ho. Aia. Che male. Ciao Nintolo. E gli altri non so cosa facciano. Voi ovviamente potete giocare per darmi fastidio, giocare per cercare di aiutarmi. Come puoi ben immaginare, come potete ben immaginare. È un peccato che non mi rimanga cosa avete usato, cosa avete tirato e chi mi ha tirato cosa. Cioè o lo leggo al volo o non lo saprò mai. E quanta gente però. Cominciamo a boostare un po' di difesa. Aia. Vai a prendere il token che già abbiamo battuto uno stronzo. Siamo già contenti così. Un po' di là, grazie. Chi è che mi ha slowato? Trevamka, ti vedo! Guardate questi due che carini, quando muore uno l'altro è bloccato a terra. Molto carini. C'è qualche idea veramente bella nei mostri. Questa l'ho trovata adorabile io. Loro sono una coppia di incatenata, ti attaccano in due.
Ma se tu ne abbatti uno, l'altro è incatenato a te, è bloccato a terra. Quindi non si può più muovere da dov'è. No, non volevo far questo io. Insomma, vado a cercare di fregarmi e farmi crepare. O salvarmi se ci tenete. A me e alla mia vita. Avevo giocato. Guardate come avevo risultato il nome stesso. Avevo giocato ad un gioco in chat un po' di tempo addietro. Tanto tempo fa. E c'era la mod che avevo in quel periodo. Che credo ti abbia tirato solo ed esclusivamente robe per uccidermi. Non so se avesse un problema inespresso. Solo per darmi fastidio e ammazzarmi ha tirato. Lì è arrivata una notifica. Prima intanto le notifiche si impallano, può darsi. Magari le sovrappone più di una e non. Ora tu che mi stanni, vieni qua. Stannato e missilato. Allora, c'è parecchio. Vi dico subito, faccio subito un commento. Da Chelsea si prova a usare io dopo che abbiamo usato il comando in grosso. Ah, ma pensa. Ciao Xeone. Dicevo, sicuramente. Vedete, ho preso 5. Ho ucciso 5 nemici, ho preso 100 monete. Qui posso scegliere un'altra. Un'altra caratteristica, devo raccogliere 200, ho 12 ore per raccogliere 200, vatti alla pesca. Sì, esatto, non sono volte per run. Ok, fatevi un po' vedere adesso se posso, uno, upgradare questo, no, però posso, se voglio, prendere Spike Trap. E poi so che devo upgradarlo anche con altri tot che devo raccogliere. Oggetti d'attacco non ne ho. Allora, vediamo gli Ancient che ho. Allora, togliamo questo, togliamo questo. Uno scudo riflettente. Mi piace lo scudo riflettente. Un affare esplosivo. L'alberello. Ah, che blocca tutti i nemici. Va bene, prendiamo anche l'alberello. E abbiamo anche le skin, ovviamente. Adesso ne faccio ancora una con queste, poi ne facciamo una con un altro personaggio, per farvi vedere come sono fatti gli altri personaggi. Prendiamo la tundra. Facciamolo di nuovo breve. Facciamo uscire dei nemici rari. Non lo so, non ho ancora visto quanto cura, perché io sto combattendo e quindi ho difficoltà. E i nemici a seconda dell'ambiente dovrebbero avere leggere variazioni.
Allora, cominciamo a generare della gente. Daffodil e Gorilla Gator. E Daffodil. Ho già preso una mazzata. Vedete che in più questi qua fanno comunque, anche quando sono soltanto dei cadaveri, fanno comunque degli effetti. Vedete che devo prendere quelli io. A posto. Oh, quello che stanno il fastidio. Stannami. Sono finita l'altro giorno, sono più tornata, visto che avevo fatto zappia, mi sono presa bene a parlare con lei e gli ho chiesto un po' di così sul disegno. Hai fatto benissimo. Non ti preoccupare, non mio sbashful. Ecco il nemico raro. Che è morto. E che però mi dà una cassa. Ecco, bello la cassa. Che mi dà un oggetto d'attacco. Ok, i nemici rari sono una chance per prendere oggetti. Chiaramente. Quenfar che mi congela, fetente. Ecco la Spike Trap che mi ha anche inchiappettato. L'ho vista, ho letto che mi ha congelato. Perché quando lì non lo vedo non ha un effetto che vedi immediatamente, ma gli altri hanno un effetto che vedi immediatamente. Non mi muovo più. Ah, la porta è aperta adesso. Però scusami, c'è ancora un nemico raro, ne ho ancora quattro nemici da abbattere. Scusa, sei nella tunda senza sciarpina. È vero. Sono nella tunda senza la sciarpina. Non posso negare di essere, non essere nella tunda senza sciarpina. Sono finiti i nemici. Io che mi stanno così senza nemici attorno che possono uccidermi, Drevamk. Vorrei provare. Chissà se me li porto appresso nel livello dopo. Probabilmente sì. Non ci sono help pick-up, lo dice anche. T'attacchi. L'unica cosa che può curarti è la modalità streamer. I nemici vogliono frecce. Non ho letto. Non ho letto. Cazzo. Ok, ho battuto un altro nemico raro, bene. Ottima cosa. Che però stavolta non mi ha dato una cassa. Bounty complete. Ah, ok.
Drevamke ancora! Ho sbagliato, ho cliccato là. E ho eliminato una delle mie poche anime che mi stavo portando appresso. Ah, questo qua è utile invece. Questo è un nemico raro, credo. Non lo so, però era una gemmina che non avevo ancora trovato. Uccidi tu? A posto. Eliminiamo della gente in ordine, grazie. Voglio quasi qualche secondo di delay perché arrivi il comando, certo. Anonymous che mi hai tirato Darkness, maledetta. È sempre così, in questi momenti si vede chi ti vuole male e chi ti vuole bene. Scherzo, ragazzi. Sfogatevi, divertitevi, prendetevela con me. Sì, però muori. Ok. Ah, questi qua con la X magari mi danno un potere di cura. Sarebbe bello mi dessero un potere di cura. Meno male che c'è qua Tinsdaurus che mi aiuta. Vabbè, andiamo a livello dopo. Vado a vedere una cosa subito da voi. Tu vai a vedere una cosa e a me metti nell'oscurità che non vedo niente, eh. T'ho vista, eh. Io 3, Darkness! Va bene. No, sì. Ah, ok, la regola è Dark, perché sono delle regole che dei livelli. Morto immediatamente. Banane non c'è. Però forse c'è ancora il comando Mercy. Il comando Darkness va dal livello successivo, esatto. Sia quello che Mayhem vanno dal livello successivo. Selezioniamo una nuova. Una nuova cosa, complete. Devo guardare 5 livelli. Questa è intensa. Poi volevo cambiare personaggio, ma invece che cambiare personaggio voglio andare a equipaggiargli l'arma. Più un riattacco, più 2 punti ferita. E al 7 avrò anche probabilmente la velocità. E mi metterò anche lava. Il nemico che c'era prima è un altro. Guarda Gwenfar come si prepara a fare tutte le spiegazioni. Venga, Bebop, venga, Rocksteady dove l'ha lasciato?
Mayhem al prossimo livello. Non l'abbiamo ancora visto, giustamente. Se ci arriverò. Vedo ora che uno è morto, l'altro è bloccato dov'era. Ok, mi raccoglio questi token. Si resta blocco o no per il supporto. Esatto. Lei che mi tira i pulcini è fastidiosissimo. Però c'ho più uno d'attacco adesso, dai. Qualcuno mi ha tirato un Ancient. Quello che mena. Quindi attacchiamo, vai a attaccare tutti. Che per 20 secondi c'ho lui che attacca. È andato via. Andiamo a raccogliere. Ho stunnato quello che stanna. Cosa è successo? Ah, ho finito la cosa, ho finito la missione. Grazie Nintolo per il picchiatore. Salve signora pianta assassina. Ah, che controlla i miei cosi. La pianta assassina prende il controllo delle mie echi. Quanta cattiveria. Ho trovato delle mutande di stoffa, se vi interessa. Ma andiamo avanti. Andiamo a vedere il Mayhem com'è. Mayhem. Cosa fa Mayhem? Mi spieghi. Ah, io ho un punto ferita e i nemici hanno un punto ferita. Quelli che stannano sono tremendi in questo livello. Bello il Mayhem però. Soprattutto se ho preso tanti... Niente. 28 di Year. Ok, non l'avevo visto. Mayhem è molto cattivo, sì. Però è anche un bel modo per farmare la roba, il Mayhem. Perché anche quelli... Anche quelli speciali sono, hanno un punto ferita. Allora, è ora di cambiare personaggio. Che ne dite? Compriamo tutti i personaggi che ci sono, intanto. Chi volete? Senza leggere le abilità. Senza leggere le abilità, così, ispirazione, chi volete? Grazie a Gwen che ti ha curato. Se, grazie Gwen. E non me ne sono accorto, quando mi hanno toccato mi sono dato per morto. Quella col boomerang, va bene. Eccola qua, Rook. Guarda, allora Rook, prima di tutto la upgradiamo. Poi dopo averla upgradata andiamo qua
E Rook è a livello di prestigio 1, quindi in realtà è una fregatura. Possiamo prendere Spike Trap, Inverse Damage. Fa il 4-7% bonus damage inverso della tua elta. Più sono ferito, più faccio danni. Speed Boost. Tutta sta roba non ce l'ho ancora. E quindi prenderò le Spike Trap. Aspetta il server. Equipaggia le Spike Trap. Chissà se si sbloccano altri Ancient. Voglio provare anche questo. Anziché questo prendo l'Overcast e poi prendo questo. Ok, mai vero. E poi i livelli che ho creato, tipo se io voglio rifare quello che ho creato prima, posso andarci, vedete? Questo è quello che ho appena fatto a livello. Qua c'è un morto, qua ci sono tre morti. Oppure posso andare su quelle facili e andare a cercare. Allora, vediamo se c'è la lunghezza. Prendiamo questo qua. Non ci sono ancient che curano, Sarabot. No, le cure non ci sono in questo gioco. L'unica cura che ho è sono i vostri 28 che volete tirarmi. Allora, vediamo un po' che abilità lei ha a questo punto. Ok. E con questo lei si diventa un boomerang che va dritto. Come posso aiutarti, signore? Lei è complicatissima, posso dirlo. Fa probabilmente un sacco male. Perché occhio mi sembra faccia veramente tanto male. Però Urca si è complicata. Ecco, missile in faccia. Lei è molto complicata. Riproviamo. Riproviamo. Niente, tardi. Grazie che provate ad aiutarmi, ma sono morto male. Allora, incominciamo a fare cose sagge, adesso che abbiamo... C'è un timer che però non va a 50 secondi, sotto c'è il timer, ok. Vedo il timer. Cioè, non c'è tempo di fare un cazzo. Ok, vieni su, tu sei morto. C'è un nemico speciale, ok, che abbiamo ucciso. Fai così, va.
Ah, lui sta fermo e esplode, quindi devi tirarlo in mezzo ai nemici, ok. 8 secondi, non c'ho tempo. Non avevo tempo. Proverò a fare un altro livello. Perché quello a tempo, con questa, è complicato. Allora, e tu di che livello sei? Perché tu mi dici sei di livello 1. Ok, a seconda del prestigio che ottengo con lei. Perfetto, va bene. Mi è tutto abbastanza chiaro. Mi è tutto abbastanza chiaro, però non scegliere più quella lì da 126 morti. Prendiamo questo qua. Buongiorno a chi arriva. Ciao For Duke. Speciale film non l'avete ancora provato, no? Buongiorno Sjord. Ok, c'è della gente almeno. Come sempre in questi giochi il centro è schivare. Ma comunque anche il boomerang singolo fa veramente un sacco di danni. La coppia fa ancora di più, ma il boomerang singolo fa comunque parecchi danni. Questo qua ci danno un po' troppi, per schivarli. Chi è che mi ha congelato, maledetto? Che non mi ha fatto schivare. Chi è stato? Gabriel! Eccoli! Sì, di ritorno sembra far più male anche a me. Ok, si è sbloccato l'uscita. Ah, rimbalzo anche, maledetto. Vabbè, andiamo a livello 2. Speciale file è comparso? Io ho due. Dark, chi è che mi ha tirato il Darkness? Maledetto, Luke Sparrow. Chi è? Federica Freetime, che fa la resub, grazie. Allora, io voglio provare questo. Incredibile, non sono morto al primo. No, ma fanculo. Grazie a chi mi ha curato nel frattempo.
trappole sono fetenti con l'oscurità, che non le vede. Il segnetto rosso che mi indica cosa sarebbe secondo lui. Ok. E niente, l'ho visto. E voi là dietro no, però non l'ho visto. Allora, recuperiamo della roba. Chiedo scusa, ora ho curato 29, si è legato al numero di spettatori? Può essere che sia legato al numero di spettatori, Luke. Io ne vedo effettivamente 32 in questo momento, ma magari nel momento in cui l'hai tirato ce n'era 29. Chi può dirlo? È scomparsa la freccia rossa che non so più cosa indicasse. Però per questi qua è molto comodo questo attacco. Per questi fessi qua. Ha pochissimo range peraltro sta tipa. Ah, ho finito, posso andare. Ho fatto un livello darkness. C'è solo un punto dove si entra. Beh, proveremo, adesso se ne vediamo tipo 32, se la prossima volta mi cura i 32. Ci sta. Mi sembra sensato. Non è uno Sbashful che mi fa il mayhem. E poi così prestigio mi danneggiano, maledetto. E io non li prendo il tuo prestigio. Spero che tu vada via. Che almeno il tokenino lo prendo. No, vai via, che poi così non posso prenderli. Qualcuno mi ha tirato un Ancient. Gwenfar, ti vedo. Facciamo così. Così vi impegnate un po' tra tutti. No! Ma hai bloccato dove assorbivo i token, maledetto Gabriel! Maledetto Gabriel. No, sono uno. Non volevo fare assolutamente questo. Non posso andare avanti, capite? Il dramma. Intolo! Grazie al tentativo, Sarabot, ma mi hanno stannato, sono morto. Sì, ci sono un sacco di malus per la chat. Che arrivano dalla chat, sì, assolutamente. Ah, ah, ho preso. Oh, questa tipa fa tantissimi danni, devo dire. Non... Tanto, guarda, era carina come... Vediamo cosa succede. Era questa qua, vero? Era questa. Mettiamola nelle favorite. Ok, adesso ne scelgo uno io diverso. Questo signore. Area swing.
Immediata al 30% di colpire a 360 gradi, venduto. Equipaggio, bravissimo. Tra l'altro questo qua posso alloccarlo, esatto. Adesso il 3% e il 2, il 5% di piazzare una trappola. Quindi man mano che si va avanti, spread projectile. Solo per i ranger, va bene. Chi è? Gatto sul tubo, ha finito di montare il cartone, signor gatto. Io ho visto un pezzo della live del gatto che montava il cartone. Upgrade, grazie. Sì, non urlare però. Adesso non c'è più quella che ho messo nei favoriti. Ah, ho sbloccato questi qua. Ok. Facciamone una nuova. Nella tundra. Però voglio fare mini. Vai. Sempre sta pianta. Ci vuole una laurea per costruire quei cosi. Ma devo dire che, come pensavo io, il cartone è abbastanza resistente. Ah, ok, lo speciale si attiva se tengo premuto. Buongiorno. È un frullino. Deve andargli vicino. Ha 300 punti vita ed è un frullino. E si muove anche discretamente veloce. Così ha tanta vita. Vuoi far che mi frizza e Anonymous che mi fa il coso. Un frullino, sto PG. Non volevo far questo. Vabbè, pazienza, ormai l'ho fatto. Questo fare quella cosa che ho attivato potenzia l'attacco e la difesa. Quindi se prima ero un frullino, adesso lo sono di più per qualche secondo. Vabbè, è un simpatico frullino. Aspettiamo che vadano via le spine, perfetto. Recupera i token, grazie. Vediamo che, come mi vede, senza nemici attorno mi rallenta. Prendere il timing è tosta, sì, per voi la difficoltà è prendere il timing. Darkness, eh? Chi è che mi ha tirato il Darkness? Bashful! Va che se sei timido tu... io non sono timido, non devo stare nel buio. Bel tentativo Gwenfar. Sono fortunatamente morti tutti prima che arrivasse il tuo stun.
Ha anche un discreto range nel suo attacco, eh. Vederla. Aia. Maledetto. Aia. Chi è stato a stannarmi? Sarabot, eh? M'hai beccato. Va bene, m'hai beccato, lo ammetto. Meno male che avete già usato lo stun, però. Meno male che avete già usato lo stun, perché qua sarebbe stato un problemone. E via dal darkness. Però devi dire, non sono timida. E metti a me nel buio. Non lo so cosa refili, non ne ho idea. Ciao. Ho un oggetto d'attacco che era quello che avevamo già trovato. Chissà se livella quello che avevamo già trovato o se è solo doppio. Ecco il Mayhem. Mayhem è fetente per questo personaggio qua. Ciao Eldart. Ah, non è il Mayhem. Ah no, qua non devo prendere la roba. Questo è un livello veramente fetente per questo personaggio. Ah, mi avete rallentato. Ok. Perché siccome sono a corpo la maggior parte del tempo... Devo fare molta attenzione a dove mi muovo, perché rischio di prenderli semplicemente perché sono a contatto con i nemici e li sto menando. Se volete provare a fare uno special del fill adesso, possiamo vedere cosa fa. Guarda, faccio anche questo, così mi tolgo la un po' di barra. Speciale fill mi ridà tutta l'energia. Mi fa fare l'attacco della special. Mi refila la barra della special. No, vai via. Che palle sto livello. Sì, sarà OP, ma sto livello è mortale. No, meglio dovete ritirarlo, secondo me, perché è arrivato troppo tardi rispetto a quando ha calcolato il livello. No, porca miseria. Dai che voglio prendere l'albero, ok. Va via. Andiamo via da sto livello che mi sta massacrando. Vediamo se il prossimo è meglio. Magari per design il prossimo era per forza quello con il tizio. No, è il boss questo, credo. Boss! E mo la sirena?
e che mi ha stannato contro il boss, maledetto. Ok. È arrivato un altro slow, Drevam, che t'ho visto. Allora, boss sconfitto, posso ucciderlo e completare la sessione e prendere i premi, oppure incapacitarlo, spingerlo più avanti e continuare il menamento. E quello di sicuro va in percentuale con i point totali. Considerate che siete 140, e adesso quanto mi ha curato? 75. Non lo so. Guardate anche la coop. Forte, non ho ancora guardato se la co kill, prendiamo i premi, grazie. Molto gentile, mi dia dei bei premi. Un accessorio raro. Dei token rossi che non ho ancora capito cosa serve. Cosa servono? Però abbiamo preso un sacco di cose. Guarda quanta gente abbiamo ucciso. Uno per tipo. E un sacco di prestigio. Due grand. Tre artefatti. Ok, adesso io vorrei sapere se i boss ce ne sono tanti o ci sono solo questo. Allora, vediamo se possiamo fare qualcosa di più. Possiamo mettere un oggetto di attacco che gli dà più un attacco più due hit point o più un attacco più uno speed. Grazie. Quindi proviamo a fare un altro, giusto? Ritorniamo a fare questo qua. Io suppongo nessuno di voi ce l'abbia, ma se qualcuno di voi ce l'ha, può venire a giocare con me. Una shadow version di me stesso. Dove sei? Mi piace la shadow version di me stesso, perché muore in fretta e mi danno a cassa. Tutti i livelli della shadow version di me stesso voglio. Se il Dart usa il comando caffè muore in automatico, esatto. Allora, posso dirvi che sono estremamente stupito di una cosa. Ho già fatto un'ora e mezza di sto gioco.
Fai buono tu. Quelli che standano non sono più assolutamente un problema. I nemici non se ne sono approfittati, posso dirvelo. Qua c'era il bounty. Ok. Adesso faccio una cosa stupida, eh. Prima faccio fuori questi. E mi attacco dei proiettili. Mi attacco dei proiettili. Grazie a Gwen che mi ha fatto il freeze. Io volevo proprio testare quello io. Era esattamente quello che volevo testare. Invece le esplosioni le becco in faccia. Giustamente anche. Preso gravo sì. Diciamo che con gli altri puoi giocare più safe. Con questo non puoi giocare safe. Non è proprio l'opzione. Poi vanno tutti giù con una meraviglia, eh. Chi è? Aku, grazie per il follow. Benvenuto su Annessari Pixels. Allora, non mi piace tanto la scarsa interattività dei livelli. I livelli sono un po' spogli. I livelli sono un po' spogli. Mayhem. Mayhem. Chi è che mi ha chiamato? Don Ludo che mi ha chiamato il Mayhem. Però qualcuno carinamente mi ha curato. Chi è che mi è arrivato? Loki Games 007. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Qualcuno ha lanciato un IAL, esatto. Sì, Mayhem! Che improvvisamente rende il Mayhem molto più facile. Ci devi buttare senza paura, eh. Perché come hai paura sei fottuto. Aia, ma chi è che va stannato? Gwen! E non lo vedrai, Don Ludo, perché Gwen mi ha stannato in mezzo ai nemici. Maledetta che mi stanna. Divertitevi, ragazzi. Divertitevi. Dai, ultima. Poi chiudiamo la recensione. Non so cosa avete tirato, ma vedo un cazzo. Una gragnuola di attacchi dall'alto.
Sono finito su una trappola perché non vedevo nulla. Mi piacerebbe stannarmi con questo personaggio qua, è più difficile stannarmi. Non so cosa sia successo, cioè che livello sia questo qua che mi... che sta continuando a piovere della roba del cielo. Che avete, cosa, avete fatto qualcosa voi? Freeze! E nessuno di questo gioco è che questa chat può essere fiume e può essere fero. Ma soprattutto fero perché c'ha più comandi. Queste bombe non mi sembrano farmi del male, ma non credo faccia male neanche ai nemici. Ma mi metto qua? No, non mi fa niente, ok. Va via subito tu. Faccia l'ho preso questo. No, però mi fanno del male. Sì, mi fanno del male sti cosi. Li ho presi in faccia per provare, ma sì, mi fanno del male. Però devo prendermi proprio giusto. Fanno chiaramente male, ma devono prendermi molto giusto. Vabbè, sto personaggio è simpatico. Come di male sono i tempi tra uno e l'altro, possono essere usati a cascata. Mi sembra che gioco con una chat di Twitch strapiena. No, sono uno comunque uno per livello, anche i malus. Ah, se sconfiggo il nemico che difende il checkpoint, tutti possono poi ripartire da qua. Andiamo a sconfiggerlo, o a provarci, o a morire nel tentativo, come si suol dire. Fatto. Ma io non è arrivato Don Ludo, devi farlo adesso secondo me. Però io ho 13 punti vita. Quindi se volete vedere il Mayhem vi consiglio di curarmi. Grazie a chi mi ha curato. Un grazie un cazzo che mi ha stannato invece. Che botta! Questo che è morta, morta è un personaggio.
ho sbloccato, a parte aver sbloccato, credo anche un oggetto di difesa. Più una velocità, più una difesa. Grazie. Io ho sbloccato volendo anche le Hardle Insane. Sa, vediamo neanche un Insane. Troppo presto. Magari è subito un Mayhem, vale. Un insane in Mayhem, veramente? Detto che mi ha fatto lo slow. Preso anche la pianticella. Grazie che mi ha curato. Mi ha appena salvato dal veleno. Chi che mi ha curato? Grazie Sarabot. Oh, vale. È funzionato sul livello dopo. Allora, cominciamo a parlare di questo gioco. Il sistema di progressione mi piace molto, è molto divertente. È veramente estremamente divertente il sistema di progressione, con i token lasciati dai nemici che ti danno le loro abilità. Al di fuori degli oggetti che sono per il momento meno interessanti, o diventano più complicati andando avanti, oppure sono un po' irrilevanti. Il sistema di rubare le abilità ai mostri mi piace molto. E sì, perché tutti un punto ferita, Don Ludo. Sì, io che i nemici abbiamo un punto ferita, quindi gli echi fanno un danno e hanno ucciso. Alter Echo. Torna 300. Non so però a questo punto se mi riporti al massimo o mi riporti alla vita che avevo prima del Mayhem. E no, perché era il primo livello, Don Ludo. Cioè, non mi ha lasciato a uno. Mi ha riportato o a quello che avevo prima, quindi al massimo perché non l'avevo mai preso, oppure. Guardate come tentano di farmi il Darkness. È una caccia questa, ok. Bounty stat più 20 alla salute, più 8 al danno, all'attacco. Ma come mi stannano? T'ho visto, gli Oxparrow. Ma
Chi è? Oldannit, sesto mese per te, ma grazie. Chi è? Adesso lo leggo, chi è? Momento e arrivo. Chi è? Lori Pao e Odor di Nerd, grazie per il follow, benvenuti su Unnecessary Pixels. Mi ha preso bene sto giochino arcade. Molto carino. Divertente. Facile le meccaniche. Una volta che ci prendi la mano... L'unico mio complaint è... Ci sono forse pochi livelli come estetica e pochi... E poca interazione con il livello. No, questo qua con le cose che cadono, no. La cattiveria. La grande cattiveria. La grande cattiveria, mamma mia. Come mi frizzano sperando che mi becchino i massi. Ecco, forse questo con i massi è un po' troppo casuale e non mi fa impazzire. Penso che mentre ti stai menando è veramente difficile vedere se ci sono dei massi che ti cadono sulla testa. Posso andarmene da sto livello maledetto. Grazie, arrivederla. No, è notevole. Devo dire che è molto carino. Ci ho giocato quasi 2 ore senza accorgermene, For Duke. E su questo tipo di giochi, molto arcade, è molto difficile fare più di un'ora. No, a giocarlo non è caotico. Devo dire di no. È abbastanza chiaro, non mi sto perdendo tra gli oggetti, tra le cose. Non mi sto proprio perdendo tra gli attacchi, riesco a schivare, cioè quando non schivo è perché ho sbagliato. Ancora questa banana, Gabriel Domino. Comunque l'insane credo che sia soltanto perché è infinito. Perché non mi sembra particolarmente più difficile. Aia. Immediatamente ho preso 2 mazzate, una presso l'altra. Tre mazzate una dietro l'altra. Sbasco, voleva farmi fare una pausa. Per fortuna mentre non mi stavano attaccando. Il veleno l'ho fermato, cioè la palletta l'ho fermata, ma il veleno l'ho preso lo stesso. Thank you.
Ho la vaga impressione di non poter ricevere degli heal. E mi inchiappettano dalle spalle. Perché Drevank mi rallenta. Va bene. Allora, sicuramente posso dirvi che i personaggi si giocano in maniera diversa. Completamente. Non sembra di avere dei reskin, non sembra di avere dei personaggi fatti tripla. Non sembra di avere dei personaggi fatti col copia e incolla. E quello lo apprezzo molto, almeno i tre che abbiamo provato in sta live. Ce ne sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 personaggi. Ogni volta che ne potenziamo uno, gli altri da potenziare sono più fetenti. Però carino, bellino. Devo dire che lo trovo abbastanza piacevole. E ve l'ho detto, questa meccanica qua dei loadout mi sembra molto bella. C'è clone per creare degli eco aggiuntivi. Inverse damage. Clone attack. L'area swing si potenzia. Proiettile aggiuntivo. Proiettile spread. Vabbè, devo dire che questo sistema di avanzamento mi piace molto. Gli oggetti mi sembrano un po' più inutili. Non ho ancora capito. Questo è migliore, sicuramente. Mio profilo, va bene. E non so cosa servono i cosi rossi in alto. Non l'ho capito questo, posso dirlo? Che quei token rossi non so cosa servono. Ah, forse negli extra? No, watch intro. Quindi direi di no. Forse sono i Champions Trials che costano dei token per essere provati. Ciao Anonymous. Va bene, allora. Le mie opinioni ve le ho già dette, a dire la verità. Le mie opinioni le sapete ormai. Devo dire più interessante del previsto, sicuramente. Vi posso dire, allora, andiamo a vedere se recupero qualche informazione da darvi alla fine del video. Che costa? In eccesso anticipato, innanzitutto, costa 20 euro, quindi un prezzo all'Isaac. Però è molto, molto rifinito per essere un accesso anticipato, o come gioco comunque. Puoi farti... ok, va bene. Puoi farlo in co-op. C'è un Dungeon Maker mod che non l'abbiamo visto. Puoi uscire fino a 20 AI che ti seguono. Probabilmente se ne sbloccano di più man mano che vai avanti. Direi molto carino, però. Il mio commento è parecchio carino come gioco. Niente di particolare, però è molto arcade, niente di complicato e cerebrale, però come gioco è divertente, soprattutto se da provare in coop. Mi piacerebbe provare in coop. Mi sono divertita molto bene Sarabot, ma sono sempre belli i giochi che permettono l'interazione con la chat di Twitch. A me fa piacere potervi coinvolgere ogni tanto, però non ce ne sono tantissimi e quelli che ci sono bruttini. Non tanti sono dei bei giochi. Questo credo perché non è frustrante, in effetti
i comandi che mi tirate voi sono in parte gestibili. Cioè, il fatto che abbiate comunque un delay, che mi arrivino dopo un po', fa sì che voi non potete tirarli e bloccarmi una situazione terribile. Ci devo finire nel frattempo in una situazione terribile. Però, apprezzato. Va bene, mi è stato un piacere stare in vostra compagnia, io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ci vediamo probabilmente domani con Kingdom Come Deliverance. Stasera non so, non credo di fare una live, però non è detto perché sono un po' tentato di fare una live stasera. Amici, stai giocando a Mass Effect, prima era giusto, non lo so, no, Ludo, non fare come Ernaz l'altra sera, scrivi a Twitch anche tu che so, assistente da Twitch. Buonasera a tutti, ci vediamo stasera, domani, in qualche momento ci rivedremo. Ciao!